Abbiamo portato i cetacei ad incontrare le persone, quindi li immaginiamo uscire dal mare e venire dentro il porto e si fanno conoscere uno a uno, per cui inizieremo con prima leggendo un po' che cos'è il santuario e perché è così importante quest'area per i cetacei, in realtà per tutto un complesso ecosistema, e via via cammineremo di fianco a questi animali vedendo il primo che si può incontrare, quindi partendo dal primo delfino, il torsio, perché possiamo incontrare allontanandoci dal porto, e via via andando verso il mare aperto fino ad incontrare la enorme, meravigliosa balenottera comune. Importante traguardo ottenuto, vero? Il museo proprio a cielo aperto, disponibile a tutti, cittadini, turisti, appassionati, per vedere in dimensioni naturali quelli che sono i cetacei presenti nel nostro cosiddetto santuario, il santuario Pelagos. È un qualcosa di esclusivo che abbiamo noi come Regione Liguria, in compartecipazione ovviamente con Sardegna, Corsica e Toscana, e è un santuario sempre che attira sempre più appassionati e ha contribuito negli ultimi anni a creare il fenomeno economico importante del whale watching. Quindi credo che tutelare i nostri mari vuol dire anche tutelare i nostri fondali, vuol dire anche aver rispetto per tutti gli animali e i pesci che abitano nel nostro mare. Lo abbiamo saputo fare benissimo in questi anni e credo che meritatamente stiamo raccogliendo i frutti. È una conclusione di un percorso avviato 5 anni fa, dove abbiamo iniziato a mettere ordine sulle banchine, a ristrutturare l'area per i pescatori, a rifare i servizi igienici, i locali della capitaneria. Dopodiché abbiamo pensato anche, grazie alla collaborazione col tavolo del turismo, di allestire questa mostra a cielo aperto, questo museo a cielo aperto meglio, dedicato ai cetacei. Questo è l'impegno che abbiamo avuto nei confronti del nostro ambiente, del nostro territorio, e obiettivamente già con la scelta di far diventare Bordighera plastic free dimostra l'attenzione che deve necessariamente essere rivolta al territorio da parte di tutte le amministrazioni che governano questa Liguria bellissima. Sono venuto volentieri in questa bella giornata all'inaugurazione di Pelagos, perché è un'iniziativa che mi trova d'accordo, valorizza lo studio dei nostri mari e indirettamente, logicamente, attira il turismo, crea interesse e può fare solo del bene alla nostra città.